che non è, diciamo, la scena si svolge principalmente a New York, in America, in Rock and Sex. E lei è un'immigrata, non è americana. Di quindi dove? Diciamo che è come tutti quelli che partivano, ecco, dall'Italia e sognavano, sai, il sogno americano, no? Vado in America, faccio tutto, mi riesce tutto, no? Quindi lei parte ingenuamente con quest'idea. E lei mi fa, diciamo, la tenta di fare la fotomodella. Però non ci riesce molto, insomma, non è così facile come sembra. E qui c'è, in Lenny c'è anche un pezzettino di me, ecco, forse questo è l'unico pezzo di me che c'è in lei, perché è una cosa che ho tentato di fare anch'io tantissimi anni fa. La modella? No, fotomodella, perché sono bassissima, quindi modella proprio inavvicinabile come mestiere. Però diciamo mi piaceva molto il fatto di poter, insomma, fare cose artistiche con le foto, così. Però è un mondo molto molto difficile, almeno io l'ho incontrato, l'ho trovato così. E lei mi succede, diciamo, la stessa cosa, quindi lei sta cercando di diventare, non neanche famosa, comunque vuole riuscire, ma al momento non ce la fa. Vuole non riuscire riesce. Ad esprimersi. Vuole riuscire ad esprimersi, però non riesce, non ce la fa, quindi diciamo che si accontenta di quello che capita. E in realtà lei mi viene aiutata ad incontrare Liv, perché non lo incontra proprio per caso, perché lei mi è una coinquilina. Ah. Ecco, raccontaci questa storia, perché noi siamo partiti da il primo sguardo di loro due, adesso dal pezzo che abbiamo letto ora invece sono, lei è già abbastanza innamorata. Sì, lei è innamorata, perché poi in realtà l'ha incontrato già 2 o 3 volte. Quindi diciamo hanno avuto 2 o 3 occasioni di vedersi, anche se in maniera molto, molto fugace, molto veloce. E però diciamo lei a un certo punto si rende conto che sì, ok, sognare occhi aperti, ma lei non ha idea di chi sia alla fine Liv Rogers, perché non sa niente, non conosce le canzoni, non ha idea di che fa, insomma, e cerca di entrare un po' nel suo mondo. Quindi diciamo è il primo approccio tra questi due ambienti così diversi. Quindi lei la prima cosa che fa è l'unica cosa a portata delle sue tasche, di chiunque, diciamo, è un po' squattrinato, compra i CD. Quindi compra i CD e inizia a sentire tutta la discografia, perché comunque almeno riesce a capire che cantante ha davanti. Chi è questo personaggio che tanto la affascina? Chi è questo personaggio? Bene, allora. E quindi diciamo, dopo averli ascoltati però impazzisce, perché invece di essere più tranquilla lei adesso lo deve rivedere, quindi diciamo parte la follia, inizia a partire la follia. Quindi prima era lui quello che voleva lei quasi come capriccio, adesso invece è lei che desidera ardentemente lui. Sì, si alternano un po', fanno un pochino per uno, diciamo, si accende questo fuoco un po' uno, un po' all'altra. Bene, allora carissima Bella, noi adesso torniamo per un attimo in musica. Tra l'altro, per chi ci sta guardando dalla diretta Facebook, io ricordo a tutti quanti i nostri ascoltatori che avete anche questa nuova possibilità dei video di tutte quante le dirette. Io sto indossando una straordinaria maglietta dei Queen, una t-shirt dei Queen. Perché? Perché nella selezione dell'autrice ci sono tantissimi brani dei Queen, e il prossimo brano che andremo ad ascoltare è proprio dei Queen e si intitola Rocket. When I hear that rock and roll it gets down to my soul, when it's real rock and roll, oh rock and roll, when I
Day Queen. Questo è veramente una chicca che ci ha portato questa sera l'autrice Bella di Tacet, con la quale stiamo parlando, che stiamo intervistando, che ci sta raccontando i suoi libri. Però un attimo mi soffermo ancora sui Queen, perché questa è veramente una chicca. Io sfido gli amanti dei Queen a dire che questo è uno di quei pezzi che si ricordano, perché questo è veramente un pezzo che Martina è andata a cercare con il lanternino. Da dove l'hai tirato fuori questo pezzo bellissimo dei Queen? Questo in realtà dal mio lettore MP3, perché io lo amo moltissimo. Perché amo i Queen da quando ho 5 anni, quindi era impossibile non conoscerlo. Bello, questo è veramente un pezzo pregiato, no? Invece della solita, bellissime, o però magari la solita Radio Gaga, o piuttosto che The Show Must Go On, questo Rocket, che poi è cantato da Roger Taylor, principalmente. Esatto. Dal batterista. In realtà Freddie Mercury fa solo un pezzettino, quindi diciamo principalmente è Roger Taylor che la canta. Sì, ma che ha comunque una gran bella voce, anche Roger Taylor, che ha cantato poi in altri pezzi dei Queen. Bello, grazie per averci portato questo brano. Io ricordo a tutti voi ascoltatori che siete su Stazione 41, come ogni mercoledì sera a bordo di Locomotive Breath, e questa sera stiamo parlando di Rock and Books, due libri a tema sex, drug and rock and roll, scritti dall'autrice Martina Belusio, in arte Bella di Tacet. Andrò adesso a leggere, se l'autrice mi consente, il terzo estratto dal primo volume intitolato Rock and Sex. Assolutamente procedi. Ok, grazie. L'aria è fredda se si cammina all'ombra, ma imbacuccato nel mio cappotto impellicciato quasi non sento l'aria pungente, tranne che per il naso, troppo sensibile, come un piccolo pezzo di Giamaica che non vuole saperne di adattarsi a New York. Non posso credere che fino a qualche giorno fa ero praticamente in maniche corte. Era meraviglioso starsene a casa, ma c'è un nuovo programma a cui partecipare, una nuova comparsata in un film, un'intervista, sempre qualcosa per cui tenersi pronti e, come ogni volta, sempre vestiti nuovi da esibire. Cerco di sembrare disinvolto, ma i sacchetti dello shopping mi pesano tremendamente e sono costretto a fermarmi più volte, finché raggiungo il mio fuoristrada e metto tutto lì dentro. Mi sfrego le mani e penso che ho proprio bisogno di qualcosa da bere, bello bollente. Entro in un caffè sulla strada, molto piccola e confortevole. I proprietari devono essere italiani, perché mi sembra di sentire 90 volte in un minuto la parola ciao. Ordino da bere e mi guardo intorno. Nessuno mi ha riconosciuto, per fortuna, ma poi mi scopro a gridare. Ecco, Martina, dici perché grida Liv? Che cosa succede? Allora, Liv grida perché invece di essere stato riconosciuto lui da qualcuno, è lui che riconosce qualcuno a sua volta, perché vede Lemmy. Ah. E la incontra per caso. In questo, quindi, piccolo questo bar di Little Italy. Sì, allora, perché Lemmy in realtà è italiana. Ah, ecco, quindi c'era... perché io prima ti ho chiesto, ma anche Lemmy italiana, forse non mi hai sentito. Quindi lei è una emigrante italiana. Italiana, esatto. Liv è giamaicano e Lemmy è italiana. Diciamo, queste due nazionalità le ho lasciate. Il giamaicano, perché anche Shaggy è giamaicano, quindi mi era più facile descriverlo. Quindi ho lasciato la Giamaica e Italia, perché ovviamente essendo italiana è più semplice per me riuscire a immedesimarmi di più, insomma, nella cultura, certo, chiaro. E quindi, diciamo, Liv incontra Lemmy in questo caffè, questo, quello che in America chiamano caffè, ma che sarebbe, dice, un bar. È il loro numero d'incontro? Cioè, quante volte si sono già incontrati prima di questo episodio? Allora, loro si sono già incontrati altre 3 volte. Però in queste 3 volte non è successo proprio. Il sexo non arriva, quindi non c'è proprio. Ah, quindi qua siamo alle porte del sex? Cioè, dopo che si incontrano ancora, in questo bar italiano. Ancora. Ce lo fai sudare. Diciamo, qua assaggiano un pezzetto di più. Io non pensavo di doverlo sudare così tanto.
Però come si dice, no? Il desiderio più cresce, più... certo, no, ma questo già l'abbiamo detto, però pensavo che a questo punto e quindi insomma questo incontro casuale all'interno di questo bar a che cosa porta poi? E porta a farli finalmente chiacchierare un po', perché di fatto loro non hanno mai modo di parlare veramente, di stare veramente insieme, perché Liv ha sempre il suo manager Al, che è anche un altro personaggio, ecco, che si nomina all'inizio durante il primo estratto. Lui ha questo manager che lo segue come un segugio, quindi conosce tutto quello che lui fa, dove va, perché, per come, con chi esce, è molto controllato. E Lem invece è libera, però non è vista di buon occhio, perché in realtà Al l'ha inquadrata in qualche modo, per caso anche lui, ma non è molto ben voluta, perché non è famosa, quindi diciamo viene considerata una rivista. Certo, in poche parole, una che si vuole approfittare del successo, per... Chiaro. Allora, io ti faccio soltanto un appunto e poi andremo ad ascoltare il prossimo brano. Intanto tu pensa a che cosa dire, perché ti voglio chiedere come mai questo brano, che è un brano italiano. L'appunto che ti voglio fare è questo qui. Sei stata molto brava nel saper descrivere lo stile di vita newyorkese americano, la movida americana. Cioè, in queste poche righe io sono stato da turista a New York, ma si respira quel ambito metropolitano, no? Si vede un po' questo fumo uscire dai tombini, delle fognature, e immagino questo artista con queste borse dello shopping che le butta sul SUV, sul suo fuoristrada, il freddo, perché è gelata, New York è freddissimo, quindi